Sentimi la fronte. Stai bene? Se non l'hai neanche sentita. Ci sarà tutta la tua famiglia venuta da ogni parte del paese. Alcuni di loro non ti vedono da 15 anni. Mi viene sempre la febbre in queste occasioni. Su, fa il bravo ragazzo. È un bel gesto che l'intera tribù si riunisca per onorare tuo padre. Sì, ma in guardia, se finiscono gli antidepressivi e i liquori, siamo fritti. Guardate chi è arrivato, Gregory e la sua deliziosa moglie Dharma. Dharma, questa è la zia di Edward, zia Giulia. E qui ci sono suo figlio William, sua moglie Elizabeth, la nipote di Edward Stephanie e suo nipote Brent con la moglie Joy. Per ora mi ricordo Joy, spero tanto che gli altri si accontenteranno di cara e caro. Becky ti aveva ragione, tu sei davvero uno spirito libero. Ah, vi sta solo addolcendo la pillola, io sono una pessima per il mondo. Va bene? Sì, grazie, vieni Dharma. Tutto sotto controllo, Elizabeth è simpatica. Non dirlo davanti a mia madre. Perché? Perché usciva con mio padre. Ma dai, sei fortezza. Come? Niente papà, niente. Si odiano, tu non metterti in mezzo. No, oh, Elizabeth, non so dirti quanto tu mi sia mancata. Anche tu. Ti assicuro che non passa giorno che io non abbia un pensiero per te. E allora come mai non alzo la cornetta? Per lo stesso motivo per cui non lo faccio io. Sì? Nient'altro che dovrei sapere? Brent non è l'essere più intelligente al mondo. Credo sia Budino. Ma farebbe di tutto per scavalcare mio padre alle industrie Montgomery. Carina. E quella è la sorellastra Stephanie, la quale farebbe di tutto per fermarlo. E perché? Odia Brent perché il padre di Brent è l'uomo per cui sua madre lasciò suo padre. Transfer di rabbia, capito? E è lesbica, ma di questo non si parla. Non l'ha dichiarato? Sì, siamo noi che non ne parliamo. Ah, bene, è arrivata Marilyn. Marilyn? Seconda moglie del defunto zio George. E ci piace? Non lo so, dipende. Da cosa? Se credi o no che l'abbia ucciso lei. Ha ucciso suo marito? Uno strano incidente. Lui è stato scaraventato fuori dalla macchina e lei accidentalmente gli è passata sopra. Immagino che voi non ne parliate. Capita rarissimamente. Oh, Marilyn! Sì, oh, salve a tutti. Scusate, sono in ritardo. Traffico da suicidio. Ah, carina, l'ho capita. Continuo a sorridersi e abbracciarsi, eppure tutti sanno che quella donna si è liberata del marito. Ed è per questo che Trey e Sisi odiano Marilyn. No, sono Tripp e Sisi che odiano Marilyn. Trey è un Montgomery III. Tripp è George Montgomery III, figlio di George II. Quello ammazzato. Esatto, e questo ci porta a Brent che vuole raggirare Edward, che domenica, compiendo 65 anni, nominerà il suo successore in azienda. Greg non lo vuole fare, lui crede di avere una chance. E chi è Greg? Sono io. Facciamo tardi al brunch. Dove lì incontreremo Trey, Jackie e il nuovo marito di Jackie. Oh, posso venire anch'io? No. Aspetta qui, io ti riferirò tutto appena torno. Oh, te lo devo dire, adoro la tua famiglia. Potremmo affittare un autobus e riunire tutti e andare a far visita a tua zia Evelyn all'ospedale psichiatrico. È una bellissima idea, ma zia Evelyn è morta da anni. Davvero? E chi è stato? Non lo so, ma il modo migliore di avere a che fare con loro è non lasciarsi coinvolgere nei loro intrighi. Probabilmente hai ragione. Dharma, volevi sapere quando sarebbe arrivata la sorella del signor Edward e il suo nuovo marito? Grazie, Celia, non è importante. Come non lo è? Lui è troppo giovane per lei e sono rimasti tutti senza parole. Vai. Grazie, amore. Allora è un vero scivolo alle larghe, un armadio, signora! Nick stava installando i nuovi pensili nella camera degli ospiti e... Incredibile, ma vero, quando ho aperto il primo c'era un anello di fidanzamento. Oh, ma è bellissimo! Oh, non è questo, ovviamente, era uno piccolo e carinissimo. Allora lui è un falegname, mamma? Un architetto ebenista, direi. Oh. Con tutti i lavori che stavo facendo in casa, francamente è stato meno costoso sposarlo. In che famiglia ti sei trovata, vero? Sì, fantastica. Scusa, ma... Oh, sì, sì. Oh, sì, la moglie di Tripp, nuora di George Junior, il povero fratello di Edward, marito finito male di Marilyn.
Caspi. Ah, sì, ho preso un po' di appunti. Vedo che hai avuto modo di parlare con Brent, eh? Il figlio di seconde nozze di Jackie sposato con Joy? No, non ancora. È un tipo gentile, a Edward sembra che piaccia. Mi sono colorato le dita di rosso. Anch'io. Sì, sembra tanto una brava persona. Ma tutti sanno che si sta lavorando Edward per mettere le sue mani rosse sull'azienda. Davvero? Lo sanno tutti? Sì, ma non se ne dovrebbe parlare. Capisco, e di che altro non si dovrebbe parlare? Oh, va bene. Kitty odia Jackie. Oh, sul serio, perché? Jackie regalò a Kitty tutti i suoi vestiti prima man. Mi sembra un gesto carino. Ma Kitty non era ancora incinta. Il tuo Nick è pieno di fascino, tipico dei ragazzi come lui. Ah, da quando l'ho sposato mi sento più giovane. Davvero? Non hai uno stuolo di persone che lavorano per questo? E così tu saresti prunipote di Giulia e per via del matrimonio cugina di secondo grado di Elizabeth. Credo, immagino di sì. Ascolta, ho notato che stavi parlando con Sisi. Salve, Stephanie. Salve, Trey. Allora, non baci tuo cugino? Ah, dimenticavo, tu non baci uomini. Io li bacio e come? Chiedo scusa, non credo ci conosciamo. Dharma, moglie di Greg. È un uomo fortunato. E se invece stai barando, mi batterò con Stephanie per te. Perderesti. Comunque mi divertirei immensamente. Oh. Beh, non si può dire che vi amiate. Ho dormito con lui una volta ed è lì che ho fatto una scelta radicale. Comunque, Sisi ti ha detto qualcosa su Brent? Può darsi, perché me lo chiedi? Sta tranquilla, io odio mio fratello. Tu hai ragione, è vero, l'avevo scordato. Sai che si vuole intortare Edward per avere il controllo dell'industria in Montgomery? Ma allora non sai niente. Troppo ne so per essere appena arrivata. Quello che non sai è che Brent fu l'artefice di un complotto per impossessarsi dell'azienda. Ehi, hai visto tuo padre? Sarà con Brent a fargli vedere il buco sotto la staccionata da dove escono i cani. Spero che non sia troppo tardi. Anche se scappano dal giardino, qualcuno ce li riporterà. Ricordi quel tentativo di ribaltamento alle industrie Montgomery di 6 anni fa? Sì. E tu? Acquisitora, lo sapevi che dietro a tutto questo c'era Brent? Impossibile, lui all'epoca si stava disintossicando in una clinica. Sei sicuro? Sono sicuro. Oh, mi sfugge qualcosa. Dharma, non eravamo d'accordo che ne saresti stata fuori? No, tesoro, tu hai detto che sarebbe stato meglio che io non mi impicciassi. Cavolo, se avevi ragione. Stephanie sa che Brent si stava disintossicando. Allora perché far sapere a Edward una cosa che può essere facilmente smentita? Così tu ci fai la parte della scema e Brent invece guadagna punti. Questa cosa non ha senso. O forse sì. Pensateci un attimo. Stephanie ti racconta questa stupidaggine. Tu la riferisci a Ed, perdi credito presso di lui e Sisi non può più usarti per calunniare Brent. Ma perché Stephanie ha fatto tutto questo? È segretamente in combutta con Brent per aiutarlo a ottenere il controllo sull'industria Montgomery, così da avere lei lo scettro del potere. Stanno cercando di usarmi. Come hai fatto a capirlo? Nessuno capisce le cospirazioni meglio del mio uomo. Questa era un po' complicata, ma ho visto Stephanie nei panni di Nixon e Brent e Joy in quelli dei capi dello staff di Nixon. Di cosa state parlando? Cose di donne. Va bene, se conosco Stephanie, e credo di conoscerla, vorrà assicurarsi una bella polizza assicurativa. Che intendi con polizza assicurativa? Ogni membro della famiglia ha delle quote delle industrie Montgomery. Se 3 di loro si mettessero insieme, contrasterebbero qualunque decisione di Edward riguardo al successore. Un blocco segreto per il potere. Certo, come la CIA e la commissione per la rielezione di Nixon. D'accordo. Allora Stephanie, Brent e chi sarebbe il terzo? Per forza qualcuno al di sopra di ogni sospetto. Magari anche una persona che odia Stephanie. Trey! Oppure G. Gordon Liddy. Oh, giusto te, Trey, ti stavo cercando. Bene, quando mi troverai, dammi questo. Sai, volevo dirti,
Che c'è un segreto in questa famiglia. E so qual è. Cioè che mio padre ha dormito con Kitty prima che incontrasse Edward? Ma dai, non lo sapevo! Su questo ci ritorniamo, eh? No, io stavo parlando di te, Stephanie e Brent, che volete prendere possesso dell'industria. Teoria interessante sulla quale io non posso essere d'accordo. Vedi, mi restano 6 mesi di vita. Oh, santo cielo, ma è terribile! La morte non è terribile. Lo è il bicchiere vuoto e la bottiglia mai piena. Stephanie! Trey? Stephanie, lo sapevi che a Trey restano solo 6 mesi di vita? Sì, l'ho segnata sul mio calendario. Hai per caso detto a Edward di Brent? No. Oh, meno male. Era una bugia, non è mai accaduto. Volevo che lo dicessi a Edward per essere screditata e far male a Sissy. Non sarebbe stato a favore di Brent? Sì, hai ragione. Lo sarebbe stato. Che errore madornale. E comunque, mi perdoni, possiamo rimanere amiche? Stephanie, noi siamo famiglia. Sei figlia di primo letto della sorella di mio suocero. Nulla potrà mai mettersi tra noi. Oh, grazie. Sei occupato? No, entra pure. Come va il discorso? Da un'occhiata. Grazie a tutti per essere venuti a festeggiare il mio compleanno con me. E questa parola? Ah, è ginecologo. Oh, non so se è una buona battuta per aprire il discorso. Beh, probabilmente hai ragione. È più una battuta da chiusura. Ascolta, papà, riguardo all'azienda. So che sarai deluso di non poter nominare me come tuo successore. Certo, avrebbe reso le cose meno complicate. Per prima cosa avrei compiuto 65 anni in pace senza tanti ruffiani per casa. No, stai scherzando. È una bella cosa che tutta la tribù si sia riunita qui in tuo onore. Te l'ha suggerito Dharma? Sì. Comunque, non è che non vorrò mai far parte dell'azienda, è solo che ora, in questo momento della mia vita, io... Gregory, non preoccuparti delle industrie Montgomery. Continua a fare quello che stai facendo. Sono orgoglioso di te. Vorrei aver avuto io il coraggio di dire a mio padre che non volevo occuparmi dell'azienda. Non lo sapevo. E dimmi, che cosa avresti fatto se avessi potuto scegliere? Oh, vabbè, è semplicissimo. Avrei un negozietto di barbiere in un villaggio sperduto di un'isola del Pacifico. Bello. Sì, ma pensa a te. Stai facendo qualcosa in cui credi. E anche se dovesse andarti male, avrei sempre al tuo fianco una brava donna. Perché? Credi che mamma non sarebbe rimasta con te se... Però tu hai fatto un ottimo lavoro con l'azienda. Sei stato veramente in gamba. Grazie. Buon compleanno. Grazie. Edward, non posso passare più neanche un momento con quella donna. È una megera senza cuore. E se oserà guardarmi ancora una volta con quell'aria di sufficienza, io ti giuro su quanto ho di più caro che deflagrerò. Sì, cara. Bene. Non credi che dovremmo tornare di là? Dico, sei impazzito? Ecco fatto, grazie Tripe, così vi terrò tutti a mente. Segno il nome. Insomma, se Stephanie stava cercando di aiutare Brent, perché poi ha cambiato idea? Non lo so. O forse lo so. Cosa stiamo guardando qui? Le foto che Celly ha trovato in camera di Stephanie. E Stephanie ha letto con Marilyn! No, cos'è questa roba qui? Una spalla o un sedere? Dimenticatevi delle foto per un attimo. Quello che sappiamo è che Marilyn sta ricattando Stephanie. Già, e questo spiegherebbe perché lei non è più in combutta con Brent. Cosa state guardando? Le foto che ritraggono Nixon a Dealey Plaza quando è stato assassinato Kennedy. Vuoi vedere? No, grazie. Bella trovata, Larry. Non capisco, a che servono queste foto? Lo sanno tutti che Stephanie è lesbica. Leggi cosa c'è scritto dietro alle foto. Sarebbe un peccato se Joy le vedesse. La moglie di Brent che c'entra? C'entrerebbe.
se lei avesse una storia con Stephanie e se Stephanie la stesse tradendo con Marilyn. Bingo! Il che vuol dire che Marilyn ha le azioni di Stephanie in tasca! Quindi le basta un'altra persona dalla sua parte e ottiene il controllo dell'industria Montgomery. Giusto, ma chi è questa terza persona? Grazie, Giulia. Sei piuttosto silenziosa in questi giorni. Dharma, sono 15 anni che non dice una parola. Oh, davvero? E questo non ti ha mai insospettito? Vorrei proporre un brindisi. A zio Edward, buon compleanno. So di parlare a nome di tutta la famiglia quando dico che vorrei essere a capo dell'azienda. Ah, no, ecco, io... No, insomma, io conosco zio Edward da molto tempo e so che con lui si può parlare chiaro. Ricordo il primo anno a Dexter quando volevo andare ad Harvard per il master che poi presi. Io lo chiamai per avere dei consigli, ma lui non era disponibile. Lì imparai una lezione molto importante, che non è necessario parlare con qualcuno per sapere se stai non facendo la cosa giusta. Non è il padre di Dharma alla finestra? Perciò dico, viva zio, no. Viva zio, viva zio. Che c'è? Guarda cosa ha trovato Larry in una foto. Oltre il sedere, sullo specchio. Si può vedere la persona che ha fatto lo scatto? Oh! Oh, è Nick! Nick è il marito di Jackie! Quindi sono Stephanie, Marilyn e Nick! Oh, come ti è venuto in mente di guardare proprio lì? Perché cercava qualcos'altro? Quello che non sappiamo è perché Nick avrebbe scattato delle foto incriminanti di Stephanie e Marilyn un anno prima di incontrare Jackie? È al lavoro il nostro uomo migliore. Come? Ma di che uomo parli? E a quel punto il ginecologo dice: baciarla, signora Larson, io non dovrei neanche visitarla. E non era una battuta d'inizio, eh? E comunque, come alcuni già sapranno ormai, stasera dovrei nominare la persona che dirigerà l'azienda. Aspetta, fermati! Edward, non puoi fare quello che stai per fare prima che tutti abbiano sentito ciò che ho da dire. Dharma, che vuoi fare? Prendo la parola e mostro a Edward che gente ha qui. Va benissimo. Oh, cielo, ho la febbre. Sì, è un'allucinazione da febbre. Allora, vediamo di chiarire un po' di cose. Tre Montgomery a caso possono mettersi d'accordo e dirigere l'azienda, a prescindere da chi nominerà Edward. Il problema è che qui non ci sono tre persone che si piacciano. Ciò nonostante, sembra che Stephanie e Marilyn abbiano superato le loro incomprensioni. Joy, questo forse potrebbe interessarti. Quindi abbiamo Marilyn, Stephanie e chi altro? Trip e Sissy? Non credo proprio, non dopo che Marilyn ha tolto di mezzo il padre di Trip. Lo so, non se ne deve parlare. Poi ho avuto un'illuminazione. Perché non William ed Elizabeth? Il fatto che William e Kitty abbiano avuto una storia prima di Edward è un motivo sufficiente per voler prendere l'azienda? No, non credo. Ma di questo avrei anche potuto non parlarne. E adesso arriviamo alla persona che ha scattato la foto. Nick. Ora, perché Nick avrebbe aiutato Marilyn a ricattare Stephanie molto prima di diventare gli stesso un membro della famiglia? Rispondetemi! Chi lo sa? Un aiutino, perché sapete, io non sono andata oltre. È una spalla o un... Oh! Dharma, ho una cosa per te. Non è il momento, Pete. Forse in te gli darei un'occhiata, è di un mio amico dell'FBI. Sei tu il nostro uomo. Grazie. Cos'è, una costoletta? Serviti. Oh no, no, questo è incredibile. Qualcuno avrebbe mai immaginato che Nick e Marilyn fossero fratello e sorella? Cosa? Io non capisco. Neanch'io, è proprio complicato. A meno che, se Nick avesse sposato te, avrebbe fatto parte del piano di Marilyn, cioè formare un blocco unico con Stephanie e prendersi il controllo delle industrie Montgomery. Ops. Ma io avrei finito. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa? In effetti sì, tesoro, io. Quello che papà stava per dire era che prima io e lui abbiamo parlato e siamo arrivati a un accordo. Lui rimarrà all'azienda per altri 5 anni e a quel punto io prenderò il suo posto. Mi sembra di capire che tutti i miei bla 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 sono stati inutili. Ve l'avevo detto quando ci siamo conosciuti, sono pessima! Questa sarà una di quelle cose di cui non si parlerà, giusto? Giusto. Ah, molto bene. Com'è la tua costoletta, Kitty? Squisita.
amo, tesoro. Tu non lo ridici a me?